Questo è il carnevale, brutta giornata oggi, anche se alla fine la traversa, altre occasioni importanti anche sullo 0-0, però essere sinceri, a noi non è piaciuto, cioè a me non è piaciuto tanto questo Castrovillari, penso neanche a lei fino in fondo. È stato un Castrovillari che nel primo tempo poteva forse sbloccarla col fatto del vento a favore, però siamo stati un po' leggeri, abbiamo lottato meno in mezzo al campo mentre loro sono stati più bravi nel prendere palle. Poi se andiamo a fare la computa delle occasioni, sì, abbiamo rischiato noi di capitolare il secondo tempo qualche volta, però il primo tempo qualche occasione la potevamo fare, la potevamo mettere dentro, non siamo stati bravi, loro hanno capitalizzato. Io sento poco Mimmo, se avvicini. Bravo a portare a casa questi tre punti. Siamo una squadra che è partita leggermente in ritardo, che non si nasconde più, che vuole fare un campionato di vertice. Capitano questi scivoloni in casa, bisogna a testa alta ammettere che magari non siamo stati cattivi, il dovuto. È una gara che secondo me forse il risultato giusto poteva essere un pareggio, per le occasioni, più che altro per il computo delle occasioni. Sono stati bravi loro a capitalizzare e portare tre punti in casa. Hai visto il Caruso? Sì. Mi sembra operazione compiuta sia per i tre punti, sia perché abbiamo visto un buon Amatea in campo. Sì, noi sinceramente speravamo di fare questo tipo di partita. Secondo me la squadra oggi, a dispetto di altre volte, probabilmente ha fatto la miglior partita come collettivo. Ci siamo espressi bene, abbiamo pagato solo, penso, l'inizio gara, dove ancora c'era il trauma di settimana scorsa della partita con l'Aurora. Poi la squadra è venuta fuori bene, secondo me abbiamo fatto una vittoria che ci sta perché l'abbiamo meritata, ci sta perché abbiamo legittimato, secondo me, con due o tre ripartenze importanti sia il primo che il secondo tempo. Per cui oggi finalmente ho visto la Mantea che mi piacerebbe vedere più spesso, che ha lottato, ha dato tutto, e che forse inizia a capire realmente con tutti i suoi giocatori qual è l'atteggiamento da avere in questo campionato.